Selmo e Lucio. Sì, vi presentiamo. Intanto ringraziamo Invalsi per l'opportunità, insomma, per aver selezionato questo contributo e darci l'opportunità di poter discutere in questo seminario. Quello che presentiamo sono risultati, una presentazione un po' schematica per andare al cuore della questione, su sostanzialmente un'indagine sullo stato dell'arte della segregazione scolastica in Italia e sui suoi effetti. Parto didatticamente da spiegarvi qual è lo stato dell'arte della letteratura su questo tema, sia sulla segregazione che sui suoi effetti. Le indagini generali sono strutturate, c'è diciamo un ranking tra paesi, tante indagini sugli Stati Uniti, qualche indagine sull'Europa, pochissimo, praticamente nulla sull'Italia, sia a livello di che cosa succede nella composizione scolastica, dove il principale risultato è che c'è un sacco di omogeneità secondo background etnico e anche sociale negli Stati Uniti. In Europa dipende dalle situazioni, in alcuni posti questo capita, in Inghilterra è uno di questi, in altri invece alcuni casi anche sulla Germania, invece capita meno in altre città. Di solito le analisi di questa letteratura non guardano tanto all'aspetto paese, quanto si concentrano su un caso studio, spesso a livello cittadino, raramente a livello provincia o metropolitana. E invece in Italia, diciamo che l'unico, non è vero, ma dedicato all'analisi esclusiva della segregazione scolastica è un libro che è uscito, un contributo che è uscito nel 2017, sì, Pacchi e Ranci, e si occupano di guardare qual è il movimento degli studenti dentro la città di Milano, trovando dei livelli di segregazione, diciamo, medi, non così forti come magari ci potremmo aspettare, a livello generale medio. Quali sono gli effetti di questa segregazione sugli apprendimenti? Diciamo che non è chiarissimo, dati i limiti di misurazione che spesso si pongono in questo genere di studi, è però vero che il più andiamo avanti, come sta scritto in una famosa review su questo tema, più andiamo avanti, affiniamo le tecniche e studiamo questo fenomeno, più capiamo che l'effetto è molto piccolo, e è un effetto molto piccolo che tende, diciamo, progressivamente a essere zero. E quindi dipende dalla caratteristica indagata. Spesso gli studi individuano che la segregazione etnica ha un effetto che però può essere confutato secondo il caso scelto. Invece la segregazione dal punto di vista socio-economico ha sicuramente un impatto molto più forte. Questo vuol dire sociologicamente che la interazione, la socializzazione dentro una classe tra pari dello stesso livello generalmente ha degli effetti sugli apprendimenti. Sono contributi poi che provano a guardare qual è l'impatto differenziale dell'essere da un background svantaggiato in una classe con un background estremamente vantaggiato o viceversa, e diciamo che ci sono delle differenze che possono ispirare la nostra analisi, ma che a livello sostanziale poco cambiano la storia. In Italia in particolare ci sono due contributi, quello del 2013 di Contini, Università di Torino, qui vede l'effetto della percentuale di studenti stranieri nelle classi, e poi c'è l'altro contributo negli altri ricercatori di Invalsi, dove si guarda la variabilità tra classi e l'effetto che questo ha sull'impatto di a scuola. Ci siamo posti quindi due domande di ricerca abbastanza lineari: vogliamo scoprire, meglio, volevamo un po' indagare quale fosse il livello di segregazione secondo queste due dinamiche, la composizione socio-economica delle classi e la composizione che definiamo per stare nella letteratura di ethnicity, cioè il background migratorio o meno degli studenti. Farò una chiosa dopo su perché abbiamo scelto questa definizione, e poi abbiamo voluto verificare se esistesse o meno un effetto, una composizione media della scuola sull'apprendimento medio di scuola a livello individuale. Quindi testiamo un'ipotesi nulla, che è non c'è nessun effetto. L'ipotesi è non c'è nessun effetto, vediamo se questa cosa è vera. Ci sono due spiegazioni in particolare su questa seconda domanda, fornite, diciamo, due spiegazioni causali,
E cioè, da un lato ci sono le risorse della scuola che indirizzano, che mediano, mediano il processo di apprendimento degli studenti, quindi hanno un'influenza su questi, oppure l'interazione tra gli individui, quello che come dati abbiamo utilizzato il livello 8 del 2015, perché era quello che insomma, ho utilizzato per la tesi di dottorato, e quindi avevamo già questo dato e l'abbiamo utilizzato. Abbiamo selezionato, per cui vi facciamo vedere, non abbiamo usato tutta la popolazione, abbiamo selezionato 35 città, capoluoghi di provincia, usando il seguente criterio. Abbiamo preso quelle che sono capoluoghi di provincia con il più alto grado di disoccupazione, per beccare una situazione di difficoltà maggiore in termini socio-economici, e quindi maggiori antinomie nella composizione tra le scuole, e poi anche i capoluoghi di provincia, sempre dentro le macro aree, che hanno la più alta percentuale di studenti con background migratorio. E questi dati, diciamo che per lo studio qui in questione, sono stati usati così linearmente come sono forniti dall'istituto. Una chiosa sulla segregazione, sulla misura che abbiamo scelto per misurare la segregazione. Ce ne sono diverse in letteratura, piuttosto affermate e discusse. Diciamo che abbiamo scelto un indice che si chiama indice H, che è difficile da calcolare e anche difficile da spiegare, però ha delle proprietà matematiche che ci aiutavano a risolvere alcune questioni. In particolare è molto valido per vedere la segregazione tra diversi gruppi. E visto che noi non abbiamo usato la SCS in questo caso, ma abbiamo usato una definizione di classe sociale che abbiamo recuperato dalla variabile occupazione dei genitori, usando il criterio di dominanza tra i due genitori, ecco, abbiamo preso questa informazione e ricodificata in una variabile a 3, definendo quindi classe upper, class media e working class sostanzialmente. E quindi l'indice H era quello che ci permetteva di fare questo confronto, di calcolare un indice sintetico su questo. Vi dico anche però che è estremamente correlato con l'altro indice più famoso e affermato nella letteratura, che è l'indice di similarità, che però viene utilizzato per i confronti tra due gruppi, ha dei problemi matematici sui confronti tra tra più di due gruppi. Diciamo che la correlazione delle misure è 90%, piuttosto alta, 90%, quindi non ci sono grossi problemi. Sulle variabili ho già detto, per vedere a livello individuale invece abbiamo usato, per vedere i modelli e rispondere alla seconda domanda, abbiamo usato due strumenti, una semplice regressione lineare a livello della scuola e invece il multilivello a livello degli individui, perché c'è un problema di selezione degli individui dentro le scuole che andava in qualche modo affrontato. Vi mostro un paio di figure che vi fanno capire, che diciamo parlano anche con quelli che avete fatto vedere precedentemente nel contributo iniziale. Queste sono le province del 2013 e del 2015. 2013 è l'anno in cui si sono iscritti gli studenti che abbiamo nella nostra terza media, e quindi qua c'è la segregazione socio-economica delle province. Vedete anche come cambia nel tempo. Vi dico però che il cambiamento quando c'è è consistente, nel senso che le scale hanno praticamente la stessa dimensione, gli stessi intervalli, se non che la scala del 2015 ha un limite superiore leggermente più basso. Questo ci può dire qualcosa sul fatto che il livello di segregazione in Italia è da un lato costante, ma ci sono dei casi probabilmente limite che variano nel tempo, che forse andrebbero anche analizzati meglio, nel senso di indagati, capire che cosa sono, e che non era possibile, diciamo, non era utile neanche ai fini di questa discussione. Come vedete, è un po' anche le cartine del voto. Si può tirare più o meno una linea a metà e si vede una certa differenza, ma la si vede ancora di più quando si passa a guardare la composizione, la segregazione in termini background migratorio. Grazie. Al sud la segregazione, diciamo, delle scuole è piuttosto forte, nel senso i limiti di questo range non sono superiori al 20%, okay? Quindi l'indice massimo che abbiamo è 0,20 tendenzialmente. Questo ci dice che in generale la segregazione in Italia è bassa, scolasticamente parlando comunque media o bassa.
non è ai livelli del 40-50% che troviamo negli Stati Uniti, per darvi un riferimento, però è alta nei confronti delle varie aree del paese. Questa cosa ci dice parecchio, secondo me ci dice parecchio dei comportamenti anche che si sviluppano questo ovviamente, scusate, sono i dati completi per farvi vedere questo fenomeno e non quelli del nostro campione, ci dicono c'è un elemento di selezione della scuola che è abbastanza forte al meridione, e se non è la selezione della scuola da parte dal punto di vista dei genitori, probabilmente i comportamenti dei dirigenti o delle scuole, o non possiamo saperlo. Diciamo che c'è una scatola nera nella quale abbiamo provato a individuare dei meccanismi. Allora, le strategie familiari, quindi i genitori che vogliono mandare i figli nella scuola X perché sanno che la composizione sociale, diciamo, in quella scuola è di un certo tipo, magari un'informazione che si tramanda anche nel tempo, magari perché loro hanno fatto quella scuola e quindi sanno che è così, poi la cosa magari è cambiata. Questo, tra l'altro, su questo aspetto c'è uno studio, di cui non ricordo i riferimenti precisi, purtroppo è l'unico che ho trovato, in cui si vedeva l'effetto di chi ha fatto una scuola, poi dopo tende a comportarsi in una certa maniera nella valutazione di quella scuola e anche nelle strategie di pushing dei figli verso quella scuola lì. Forse ci sono delle dinamiche di distanza casa-scuola e di distanza scuola-lavoro. I genitori lavorano in un posto vicino a una scuola che non è la loro prima, la scuola più vicina a casa loro, e quindi si ha un effetto di segregazione perché magari le scuole sono concentrate in zone anche funzionali. Se penso a Milano, ci sono delle zone magari che sono più funzionali di altre in termini della loro composizione occupazionale, quindi ci sono tanti uffici, quindi tanti quadri, tante classi medio-alte magari, e così via. Infine c'è questo problema, che discutiamo poi alla fine, è il problema della qualità percepita della scuola. Non sappiamo i genitori come percepiscono la qualità della scuola, e quindi è probabile che si spostino in virtù anche di queste differenze. Magari è una combinazione di tutte queste cose le loro strategie, unitamente al fatto che poi ci sono le strategie anche delle scuole nel magari a parità di condizione favorire, lo dico in termini teorici perché non so se è vero, non in termini fattuali per dirlo, a parità di condizione favorire magari gli studenti con i genitori che lavorano in zona piuttosto che no, e poi può anche essere dettato dal contesto istituzionale, cioè dalle regole che il ministero definisce, che il sistema legale definisce per iscriversi a scuola, cioè mi riferisco al sistema di scelta online, di la definizione delle preferenze e successiva poi conferma. Abbiamo visto la segregazione, vi faccio vedere invece un'immagine che ordina le scuole per percentuale di composizione secondo ognuno di questi gruppi. E, per leggere questo dovete tenere presente che dove c'è i livelli più a destra nella distribuzione sopra il 50%, sostanzialmente quelle sono le scuole segregate, cioè dove c'è una percentuale di quella categoria alta, e sull'asse delle Y invece trovate qual è la percentuale di scuole con quella composizione. Quindi ci sono tendenzialmente poche scuole, come in molte distribuzioni, poche scuole che fanno tanta segregazione, tante scuole che ne fanno poca, sia in termini di background migratorio, sia in termini sociali, in particolare con riferimento alle percentuali di upper class, mentre la classe media è distribuita piuttosto equamente, anche una distribuzione in questo senso piuttosto interessante, e una via di mezzo si comporta invece la working class. Per cui ricordo però un fatto, che dal punto di vista della composizione urbana le nostre città si sono sicuramente spopolate dalla composizione di working class, di operai, siamo anche solo a casi celebri, cioè Milano, si sono spostati tutti fuori nella provincia, però noi qui stiamo prendendo soltanto il municipio, la municipalità, per una questione di problema di selezione iniziale, di complessità del meccanismo. Quindi questo può spiegare in parte queste figure, e in parte ci dà anche degli stimoli per affrontare la discussione successiva. Andiamo quindi alle questioni
dopo aver visto lo stato dell'arte e un po' le questioni sugli effetti della segregazione sui risultati individuali. Questa è una matrice di correlazione, quindi ci dice quanto le variabili sono correlate, viaggiano assieme tra di loro. Sostanzialmente vediamo che c'è una forte correlazione tra il punteggio di matematica e il punteggio di italiano di una scuola, medio di una scuola, e c'è anche un certo indirizzo quando guardiamo la relazione tra il punteggio medio di una scuola in matematica, guarda la colonna 1 per esempio, punteggio medio in matematica e le variabili H che indicano segregazione, scusate non l'ho introdotta prima, le variabili P. Le variabili P sono le variabili di esposizione, variabili di segregazione, le ho dette, cioè qual è come si discosta la composizione media di quella scuola dalle altre, quindi quanto più è segregata rispetto alle scuole di riferimento. SEC, socioeconomico, CIP in questo caso, sulla variabile di cittadinanza. P, exposure, quindi è un indice che ci dice qual è la probabilità di un individuo di avere un'interazione con individui di altri gruppi. È una probabilità semplice, quindi non è complesso. Qui vediamo la correlazione, come si comporta con le variabili di apprendimento, quindi più uno interagisce con un background diverso dal suo, e questo è un aspetto positivo, guardate il croccio, colonna 1, riga 5, ha un effetto positivo sull'apprendimento. Quindi in quelle scuole, possiamo trarre questa formulazione, dalle scuole in cui c'è una possibilità di incontro maggiore da parte degli studenti, quindi sono sostanzialmente meno segregati, diciamo così, è probabile che il livello medio si alzi. Questa è una cosa che si ritrova anche nella letteratura. Nelle classi medie, nelle classi composte in maniera mista, c'è la probabilità di avere un punteggio più alto, che è sostanzialmente superiore al fatto che queste siano omogenee, non solo perché chi sta sotto nella distribuzione dei voti, diciamo, del test, ha la possibilità di apprendere meno e di salire, ma c'è anche un effetto da parte degli studenti top performer, che probabilmente è legato al fatto che seguono o aiutano meglio i loro colleghi e quindi i loro pari, e quindi facendolo apprendono anche di più e quindi spostano verso l'alto la loro curva di apprendimento. Modello semplice per vedere l'effetto della segregazione media di una scuola sul risultato medio in base italiano, matematica italiana della scuola stessa. Ci sono tre vettori, il vettore degli indici di segregazione della scuola, il vettore degli indici di esposizione medio di quella scuola, è un vettore poi di caratteristiche geografiche che in realtà ci permette solo di distinguere le 5 macro aree ISTAT classiche. Abbiamo scelto di usare questa strategia invece che le province perché il campione che avevamo ci dava qualche problema statistico, probabilmente ripetendolo a livello nazionale non ci darebbe nessun problema. L'interesse nell'usare le province, tra l'altro è stato usato da Checchi nel 2003 come tecnica, è che a livello di provincia possiamo dire ok, qua dentro ci sta un'organizzazione scolastica che assume delle caratteristiche più o meno omogenee sul territorio, che comunque le gestisce, e quindi possiamo assumere che c'è un livello meglio omogeneo. I risultati ci dicono che, guardate la prima colonna, modello 1, se noi guardiamo soltanto l'effetto della segregazione sull'apprendimento medio della scuola, cioè tutti gli studenti facciamo la media dei loro rimbalzi, l'effetto è piuttosto grosso, 63 punti una volta che la scuola è omogenea, quindi leggetela nei termini 0-1, questo è l'effetto A1, quindi basta dividere dividere per 100 e si scopre quanto fa il cambiamento. Quindi sostanzialmente quando una scuola è completamente segregata si sposta il punteggio medio di quella scuola di 63, quando introduciamo però tutti i controlli e andiamo alla colonna 4 questo effetto scende sensibilmente e anche la sua significatività scende, diventa un effetto negativo di 26 punti, che tradotto in termini poi di singola scuola vuol dire che ogni 10% che cresce la segregazione di quella scuola abbiamo una riduzione del punteggio di 2 punti e 6, quindi non è molto. Se pensate allo scostamento da 200 siamo sempre in zona. La stessa cosa vale per l'italiano con una forza un po' maggiore di questi indici.
In termini di esposizione invece c'è un effetto positivo dell'esposizione ad altri gruppi socio-economici, c'è un effetto negativo nell'esposizione agli stranieri. Questo conferma sostanzialmente quello che la precedente letteratura ha trovato e conferma anche abbastanza i risultati della letteratura internazionale su questo tema, cioè c'è un effetto piccolo innanzitutto e a livello medio scuola è qua davanti. C'è un effetto negativo, perfetto, e in termini di esposizione dipende dalla variabile che stiamo guardando. A livello territoriale lo scostamento dal nord-ovest è significativo, quindi Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, è significativo in particolare per il sud dove è più forte. Sì, ho quasi finito tanto. A livello individuale il modello è lo stesso, quindi lo salto, non c'è bisogno di rivederlo. Vi faccio però notare questo, che su entrambi i punteggi l'effetto della segregazione è praticamente nullo, nel senso che in termini individuali sposta uno o due punti, e gli effetti invece delle variabili di background familiare, quindi la posizione socio-economica, ma anche l'educazione dei genitori, ecco, quelli fanno ancora tutta la storia, come diremmo. Quindi vado alle spiegazioni, riassumendo, poi ne possiamo discutere. Quindi sostanzialmente c'è un effetto basso, piccolo, negativo, abbiamo visto tutto questo, ma probabilmente le famiglie hanno, come dicevamo una volta in riunione, hanno un menu di opzioni, di segregazione, cioè mandare gli studenti, i figli in scuole con una composizione piuttosto omogenea è una di queste, ma alla fine, in termini pratici, questa strategia non paga in termini di apprendimento, paga in termini di transizioni poi successive, ma questa è una questione differente che magari discuteremo un'altra volta. Metto alcuni punti in discussione, oltre a quelli presentati, che hanno praticamente riferimento prevalente con i dati che usiamo. Intanto noi non abbiamo coperto tutto il campione nazionale, sebbene potevamo farlo con la scarica dei dati, era una questione anche di rapidità alle volte, di computazione, eccetera. Questo sicuramente è un aspetto per capire bene alcune dinamiche. Forse però, oltre a capire a livello provinciale macro, c'è anche capire a livello provinciale preciso, cioè l'area metropolitana di Milano è una cosa molto complessa e probabilmente lì dentro, quella romana, quella napoletana, ci sono dei meccanismi che non sono ritrovabili a Terni, cioè in un posto molto piccolo, o in Sardegna, un posto con una popolazione piuttosto piccola. Abbiamo delle sfide davanti rispetto al fatto che l'analisi possa essere migliorata, soprattutto nel capire quali sono le scelte, le ragioni che spingono i genitori a far andare i figli in una scuola diversa, magari siamo a quella più vicina a casa, assumendola come quella di riferimento. E qui diciamo che al momento non abbiamo strumenti per andare molto avanti, nel senso che sarebbe necessario avere informazioni precise sulla tipologia dell'offerta scolastica, magari questa ha un'influenza, poi anche potremmo pulire l'effetto, ha un'influenza di determinare gli effetti della segregazione sull'individuo, così come capire le risorse della scuola, capire il grande problema di come misurare la qualità della scuola, questo potrebbe anche aiutare a pulire l'effetto e capire, probabilmente si abbasserebbe ancora di più l'effetto totale che abbiamo visto, che già è piccolo, si abbasserebbe ancora e scopriremo che quindi è nullo. C'è un'ultima questione che pongo ed è la misura di ethnicity, e faccio la chiosa di cui anticipavo prima. Praticamente è la variabile di cittadinanza, quindi italiano, straniero di prima e seconda generazione, però noi qua dentro non siamo in grado di distinguere la nazione di provenienza ed è sostanzialmente importante, e lo so che è difficile da fare, però un francese che è francese, che viene in Italia, è immigrato di prima generazione o di seconda, è uguale a provenienti da paesi meno sviluppati, e in termini di apprendimento e di scelte non è la stessa. Poi possiamo controllare per i genitori dove sono nati, però non ci aiuta più di tanto, anche perché lì è aggregata per l'Europa, a qui a 27 se non sbaglio. Quindi insomma avremo bisogno di costruire un po' di strade per capire meglio questa distinzione. Bene, grazie all'attenzione.